Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Arriviamo a un momento clou, diremmo, un momento importante, il momento in cui Gesù porta i suoi apostoli in un luogo abbastanza remoto, molto a nord di Israele. Siamo sempre ai confini, diciamo, della terra di Israele, in una città pagana chiamata Cesarea di Filippo, la capitale, diciamo, di quella parte, quando è morto il re Erode, che prese suo figlio, appunto Filippo, e ne fece la sua sede. E là, in questa città pagana, in questa città piena di templi sacri agli dèi, Gesù fa la domanda fondamentale. Prima dice: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Chi sono io per la gente? Giovanni Battista, Elia, Geremia, uno dei profeti, ecco le opinioni della gente, ma qui la domanda che è al centro della loro e della nostra fede: ma voi chi dite che io sia? Chi è per te Gesù? Questa è la domanda fondamentale su cui si decide proprio la nostra fede, è il cuore di ogni cammino cristiano. Chi è per te Gesù? Ma voi chi dite che io sia? Tu chi dici che io sia? Ci chiede il Signore. Ecco, a questo punto, come al solito diremmo, quell'entusiasmone così, questa persona così spontanea di che è Pietro, Simon Pietro, lui si chiamava Simone, Pietro gliel'ha dato Gesù, Pietra, no? Appunto, dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco la rivelazione fondamentale. Gesù è il Cristo, cioè l'unto, il consacrato, il promesso dai profeti, il figlio del Dio vivente. È la rivelazione in carne e ossa, diremo, del volto di Dio, è la rivelazione umana, visibile, toccabile, incontrabile, di quel mistero grande e invisibile e ineffabile che noi chiamiamo Dio. Lui si è rivelato in Cristo, in quella persona lì. E allora Gesù, ricambia questa affermazione. Cioè tu Simone hai detto chi sono io, adesso io dico a te chi sei tu. Tu sei Simone, il figlio di Giona, ma ti chiamerai Pietro. Tu sei Pietro, pietra sarebbe letteralmente, no? In italiano è diventato Pietro al maschile, ma letteralmente Kefa, la parola usata da Gesù, vuol dire pietra. E su questa pietra, cioè non tanto su di te come persona, nel senso che Pietro sappiamo che è una persona fragile, una persona povera, una persona che ha paura, che rinnegherà il Signore tre volte davanti a una piccola serva, sappiamo che uno fragile come noi, non è questa la pietra. Non può essere fondata la Chiesa sulle nostre forze, di gente che è limitata, peccatrice. Ma qual è la pietra? La sua professione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Su questa pietra, su questa affermazione, su questa proclamazione che i successori di Pietro, i papi, continuano a gridare nella Chiesa, ecco, qui su questa pietra la Chiesa è costruita. E allora ecco il potere cosiddetto delle chiavi. Cosa vuol dire? Il potere di perdonare i peccati, che è il potere fondamentale
che Gesù dà alla Chiesa, il potere di fare la pace con Dio e con gli uomini, la misericordia. E anche un'altra bellissima parola, ecco, le potenze degli inferi non prevarranno sulla Chiesa. La Chiesa, la nostra comunità, con tutti i suoi limiti e le sue fragilità, la Santa Madre Chiesa, come dicevano i nostri nonni, ma giustamente perché è quella che ci ha generato alla fede, con tutte le sue rughe e le sue ferite, è la nostra madre e su di essa le porte degli inferi, i nemici, che tanta gente ce l'ha con la Chiesa, però non prevarranno. Se prevarrà l'amore, se prevarrà questa professione di fede in Cristo Gesù, unica pietra che tiene su l'edificio della Chiesa.